Inizia il podcast di Pinocchio. Tutti i giorni on demand sulle principali piattaforme. Ma... Vale? Harry Styles? Sì, adesso sì. Ah, ecco. Poco, però. Poco. Ah, è lei. Allora, mia figlia. Eccomi. È l'ultima romanza. Desde que estás sola, solo conmigo quieres, no importa la hora, porque me prefiere, que no dice nada. C'è qualcosa di ipnotico e sbagliato in questa cosa, per cui io ci casco. Non so cos'altro dirvi. Dedichiamo la puntata di stasera a Mauro, un ascoltatore che ha scritto: ciao ragazzi, oggi cumbia colombiana? E la risposta è sì. Non hai salutato. Anch'io mi ciao, hai salutato due volte Diego. Ho fatto Diego e mia figlia. No, Vale, voglio rifare. Rifacciamo. Mettimi la coda della sigla. Ma come mai? Perché qua appena ho spostato una roba, un baratro. Mangiamo a cena. Vale, sono Buonasera Ciocca e buonasera Mary J. Allora ragazzi, non è, lo sapete, i nostri strippi possono durare anche molto poco, eh? Però quando ci sono, ci sono. Se poi prendo me è finita. La Vale lo sa bene. Sì. Però lo sappiamo tutti. Sì. Non snoccioliamo troppo subito, Ciocca. Stai scherzando, questa piace, eh? Mamma mia. Questa cos'è? È il Gante? No. Piazza. Allora, no, vi spiego. La questione è questa. Parlando di gossip, che è una tradizione di Pinocchio, lunedì è nata una nuova version del lunedì dei gossip della Vale. Da una parte abbiamo attivato questo nuovo trend delle mini fiction. Cioè, laddove c'è un virgolettato, laddove c'è una situazione immaginabile, Diego e la Vale interpretano i personaggi che riguardano i gossip. Sì. Ok? E questa è una cosa. Sì. Poi, negli ultimi tempi, la Vale ci ha tuzzugliato. Sì. Con questo filarino, perché di più non sappiamo. No, ancora. E poi, no. Onestamente, neanche ce ne frega più di tanto. No. Di Wanda Nara. E questo. Elegante o legante o elegante, perché poi a seconda di dove trovi materiale su di lui, di base però il nome si scrive L trattino legante. L trattino Gante. Gante. Sì. Che okay. È il cantante. Ah sì, El Gante. Sì, El Gante. El Gante. El Gante. Dopo. Sulle però senza E. No. No. Perché no. Sì. El Gante. Che è il più il musicista, cantante, rapper, cumbiano, artista musicale argentino più ascoltato al mondo in questi ultimi due anni. Ok. Mafilia. Eccolo. Poi la questione Mafilia è che il nome Mafilia mi sembrava un nome che stesse bene a Diego. Sì. Sicuro scopriamo che vuol dire delle robe terribili. Non stiamo a intripparci sulla questione testo non testo, era semplicemente che lavorando in mezzo alla musica, perché poi comunque tutti i giorni sentiamo canzoni nuove, cioè è un po' anche il passare della storia, no? Attraverso le canzoni, suoni nuovi, nuovi trend. Quando arriva sto pezzo qua che è tutto storto e tutto, si è rimasti colpiti, abbiamo detto ma cos'è sta roba? E ovviamente, ecco, questa roba qui tutta storta. Alla mafilia. Ecco. Chiama tutte le volte, devi girare. Devi star lì pronto. Perché se non ti giri poi se la. Solo conmigo quiere, no importa la hora, porque
me prefiere se no dice nada. Ecco, questa roba qua c'ha un po' uno strippo che infatti anche abbiamo trovato un pezzo di Stromae che sì, suona sì, un po' così. Sì. È una tendenza che sta portando avanti proprio il Gante, poi racconteremo che cos'è okay, nello specifico, però lui è il primo. Allora, abbiamo detto, è un nuovo trend, ma parliamone, approfondiamolo un po' per quello che possiamo capirne, anche perché poi noi tutti pazzi, entusiasmati, e la gente, ragazzi, è la cumbia colombiana, niente di nuovo, ho capito, ma se non la conosciamo... No, poi no... Poi è entrata in diversi modi nella, diciamo, nella cultura generale, è entrata in diversi ambiti, cioè questo comunque è un ambito nel quale così non era ancora arrivata. Eh sì. Perché era cioè, la gente che la conosce perché è gente che frequenta o corsi di danze latine o folk. Sì. Quindi era già un genere diverso. Okay. Adesso è arrivata a un genere attraverso questa trap sudamericana, rap trap, è arrivata in un genere più, cioè nel pop. È vero. Giusto? Sì. Mm. Vabbè, comunque qualcuno dice per quanto riguarda la cumbia non colombiana ma argentina si chiama villera, che è la cumbia della gente di strada, di periferia, dei piccoli borghi, dei barrio. Ok, comunque andiamo per gradi. Sì. Adesso mettiamo una canzone, poi Diego ci fa un po' di cenni storici. Sì. Così facciamo un ripassone di una roba che tanto lo sappiamo già, per certo, non ci servirà a niente. Sì, ok? Sì, sì. Quindi non c'è aspettativa, non c'è. No, ma c'è anche il forte rischio che a un certo punto scopriremo che una tendenza non sarà mai. No, e quindi ma... ce l'aveva sbagliati. No, ma per l'amor del cielo, ma che poi tra tre giorni non ci piace più. Però quella voglia pazza, irrefrenabile di organizzare un festone di cumbia, sì, al momento non è scesa. Ma poi parleremo. Ho anche chiamato Mommo. Ti dico solo. Hai fatto bene. Ho fatto bene. Ma avete visto come ci si veste per la cumbia tradizionale? No. Dai. Cioè, ci piace? Oh, signor, ma viene delle foto da postare su Pinocchio DJ? Sì. Ok. Dai. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Finisce sempre così. Finisce sempre così. Noi ci impazziamo per qualche cosa che ci piace tantissimo e scopriamo con un entusiasmo di bambini che scoprono qualcosa di nuovo e cerchiamo di approfondirlo, di tirarci scemi con questa cosa. Dall'altra parte il pubblico che sapeva già tutto e non ci aveva mai segnalato niente. Mai una volta che ci dice abbiamo scoperto, che bello. Io nera. Perché poi alla fine la festa la organizzeremo, Sì. Ah, guarda, non voglio sapere niente. Parliamo di cumbia colombiana, parliamo di cumbia argentina, parliamo di cumbia, tanto per cominciare. Cenni storici a cura di Diego. Allora, la cumbia comunque nasce e rappresenta le radici della Colombia. Ok. Perché è lì che nasce. Poi, naturalmente, come tutto ciò che è popolare e popolano, si sposta, certo, e diventa un genere tra i tanti di tutti i Caraibi, ma non solo, però diciamo di quell'area lì si sposta. Latino America. Anche perché si spostavano le persone che la facevano. Certo. Spesso si spostavano non per loro scelta, ma ci arriviamo. Mm. Che cos'è la cumbia? È l'insieme, dal punto di vista un po' tecnico, di una parte africana che apportò la struttura ritmica e le percussioni, los tambores. Ok. La parte indigena nativa dell'America. Della Colombia, perché. Sì, della Colombia. Ok. Con i flauti, che si chiamano las gaitas, che sono flauti di legno con una parte di cera d'api, becco fatto di cera d'api. Ok. E poi la parte, diciamo, bianca, che è arrivata dopo, che ha creato dei vezzi nelle coreografie e poi ha influenzato molto i costumi della parte successiva della cumbia. Perché costumi che trovate su Pinocchio DJ, perché la Mary è già pronta a postarli. E la musica va di pari passo con i costumi e con le coreografie. È una danza tradizionale, cioè una musica tradizionale con relativa danza tradizionale. Beh, Diego. La cosa bella è bella nel senso, no, cioè la cosa brutta, ma bella. Vabbè, brutto o bella? Tutte e due. Che è la cosa nobile, ma è la cosa tragica, perché nasce nell'incontro tra le persone di origini africane che venivano per schiavismo portate in America per lavorare e incontravano i nativi a loro volta schiavizzati, quindi è nell'ambito della
il gradino più della, basso sì, della però società, della sopravvivenza sì, anche, no? Una, come spesso la musica è nel colonialismo totale bianco in europeo orrendo, loro si ritrovano e attorno al fuoco nasce la cumbiamba, che è inizialmente una danza intorno al fuoco che veniva fatta la sera alla fine delle tantissime giornate di lavoro, di lavoro, certo. Dove in cerchio si ballava per mano, c'era tutta questa portata, diciamo, di origine africana, di cultura sovrapposta a quella dei nativi, sì. E sostanzialmente era il momento in cui era un rito in cui ci si poteva dimenticare delle fatiche tragiche quotidiane e fare gruppo, cioè si faceva famiglia. E poi naturalmente attorno al fuoco e alle danze era il momento, alla sera, in cui magari poi scoppiavano gli amori. E quindi nel tempo si è evoluta, e grazie anche al miglioramento lento delle condizioni di vita, e a un certo punto, mischiandosi le cose anche, è diventata pian piano una danza di coppia, per cui il rito, diciamo, è diventato una tradizione e si è cominciata a fare nelle feste. Allora è cominciata a essere che dal cerchio si separavano le ragazze e i ragazzi, diventava che le ragazze hanno cominciato a costruire una coreografia, diciamo, che attirasse un po' di più, e poi si sono costruite le coreografie di coppia. Ma ancora oggi nelle grandi coreografie di cumbia si vede che c'è l'origine di cerchio, cioè non è una danza di coppia per stretta. Non stiamo parlando di ballo in linea, no, che è ancora più bello. Cioè, immaginati una festa di Pinocchio, di cumbia, tutti in cerchio, di cumbia argentina, colombiana, di tutte tutto. Le cumbie, però che può essere svolta in cerchio. È bello. E poi a un certo punto a coppia, via, più caldo, cerchi. Una roba un po' e poi via, di nuovo, no, cerchio. Vabbè, è già bello. Festa. Poi no, i brividi. Ho i brividi. È bello. No, stupendo. Sì. Ok. E va questa bene. È dal punto di vista, diciamo, storico. Okay. Quelle che stiamo sentendo sono tutte cumbie. Tutte cumbie di quale origine? Non sappiamo, mista, sotto la voce cumbia avete sentito questo patchwork di roba. Naturalmente, okay? In Colombia si è ha preso tanto piede nei sobborghi di Cartagena, di Barranquilla e di Santa Marta, cittadine molto grosse nelle quali però a far tutto erano i bianchi, e quindi poi nei sobborghi dove potevano stare la sera coloro che liberi non erano, insomma, ha preso piede. Ok, da lì poi si è spostata, comunque qua cos'è? Cumbia. Cioè, capisci che comunque balla, piace, piace, cerchio. Questa però vedi a tempo. Sì. A me quella di Elgante è tutta un'altra storia. È tutto un altro mondo. Però cominciamo a entrare dentro questo argomento che vi posso dire? Ma come vi piace? Già arriva una quantità di gente ferratissima. Del resto devo dire, in Italia c'è un grande popolo di apprezzatori, amatori, ballatori di latinoamericano, e che quindi rispetto a certe sonorità ovviamente hanno il loro bagaglio culturale. Sì. Condividete, ragazzi, siamo qua, siamo presi bene. Ma vogliamo fare sta festa con i balli di gruppo o no? I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand. Dove vuoi, quando vuoi. 17:37 Radio DJ, niente. Praticamente il popolo che ascolta Pinocchio è un popolo non ferrato, ma di più sulla cumbia. La cumbia colombiana e tutte le sue derivanze. Colombiana. Sì. No, perché. Cosa? No. Colombiana, non colombiana. Esatto. Okay. Scusate. No, perché cumbia. Per solo dire cumbia e la parola Colombia certo. Dopo. Mi crea un tilt dislessico che è una roba che voi non potete neanche immaginare. Comunque, arrivano un sacco di vocali, partiamo. Adesso facciamo un bouquet di vocali. Ok. Ciao DJ, scusate, ma che musica è? Ma capito, cumbia nata. Ecco, per dire, e va bene. Ok. Pina, quella lì si chiama cumbia viscera. Viscera. Okay? E più di 20 anni che esiste in Argentina e come spiegare? È una cosa che ascoltano sì i giovani, ma parla di uno stile di vita certo. Un po' brutto nei quartieri
pericolosi argentini. Sì, ok, certo. Che è quella che poi canta elegante, che ha trasformato. Sì, diciamo che i testi di sono i valori, non sono magari esattamente. No, d'accordo, bello, ma forse. Che esiste la cumbia in origine, di cui Diego ha tracciato un po' le origini. Dopodiché, dove, come molti generi, dove si trovano a essere realizzati, assorbono la temperatura del posto, no? E generalmente, da quello che può essere una musica tradizionale, l'hip hop ha la stessa radice, no? Se vuoi, dal però, soul, dalla musica gospel, da tutto quello che era l'immaginario della comunità afroamericana in America, che poi nelle generazioni successive si è modificata fino a diventare sample e quindi poi l'hip hop. Questo dico per dire che ci sarà sicuramente una patria di questo genere, ma che poi, se la vai a scoprire in Argentina, prende una sua dimensione. Certo. Ok. Ciao ragazzi, credo di avere un'idea perché dica mafilia. Nel rap, nel pop, nei sottogeneri, soprattutto italiane, c'è questa moda di invertire l'ordine delle lettere. Certo. Di una parola. E quindi invertendo le prime famiglia. Due consonanti mia figlia viene fuori famiglia. A quello. La mafia. Credo che sia un gioco tra la famiglia e un po' la famiglia, la mafia, cioè il clan. E esiste anche, comunque anche in francese, il Verlaine che usa Stromae. Che usa anche la cumbia, infatti Stromae sarebbe maestro, per cui dicono che il gergo per chiamare questo meccanismo linguistico sia lunfardismo. Vogliamo risentire l'inizio del pezzo da cui siamo partiti in questo delirio? Alla la ma figlia. Alla la ma figlia. È l'ultima romanza. Vedi che sta sola. Il citofono. Stanca. Sì. Con i cardi che suona dall'altra parte. Se non dice nada. Continua a piacerci. Ancora che ore sono? Le 17:41 ancora ci piace. Ma ti di più, delle 19. Mi sta salendo una cotta. Io ragazzi, io lo sa te boh. Ok, poi vado arriveremo al Gante, perché con calma, però macello. Intanto vabbè, contestualizziamo questa musica di cui siete ferratissimi. Sì. Allora ragazzi, non mi vorrei sbilanciare, ma la cumbia colombiana è presente almeno nel 50% della colonna sonora della serie Narcos. Ok, ci sta, sicuramente. Arriva, no? Questo messaggio davvero illuminante. Ciao Pinocchi, mitico che parlate di cumbia questa sera. Però attenzione, non fate confusione tra la cumbia e il reggaeton, perché sono due cose completamente diverse. Grazie, bravissimo. La cumbia è questa. Mentre il reggaeton. Ciao ragazzi, ecco qua. Io vi amo. Ciao, bravo. Il pubblico più bello del mondo. Perché in effetti nella cumbia c'è anche la maraca, quella roba di bello. Ok. Ciao Pinocchi, solo per dirvi che quella famosa canzone La vida sul carnaval, che tutti spacciano per una salsa, in realtà è una cumbia. Ciao. Ciocca non è d'accordo. Ho capito. Però la ballo, quello che è. Va bene, sono sfumature, però ragazzi, prenderla sul personale secondo me non ha senso, la presa sul personale. Che fatica, comunque, qualunque sia l'argomento, dalla cucina alla musica, c'è sempre un clima di tensione. Ancora un paio di messaggi. Ciao Pinocchi, in Italia Davide Toffolo, il cantante dei Tre Allegri Ragazzi Morti, se non sbaglio ha fondato l'Istituto Italiano di Cumbia. Ok, bene, bene. Vero. Grazie. Ci ha segnalato anche che ha realizzato un fumetto dedicato alla cumbia che hanno letto in tantissimi. Benissimo. Ultimo messaggio. Pinocchi, so io, è anche sul Just Dance, io la ballo con mia figlia Giorgia di 12 anni. Vedi? Piace un sacco. Bello. Molto bene. Comunque c'è anche un film carino su Netflix che parla di ragazzini in Colombia e soprattutto di cumbia. Esatto, infatti pare ci sia, è una serie addirittura. No. Ehi.
No, ma io vado fuori. Questa va bene anche per la vostra scalmagna. Questa va bene per tutti. Allora, il film su Netflix si intitola Non sono più qui. La copertina è lui, cioè vede questo protagonista con un look da perdere la testa. Buono? Bello. Come si intitola? Non sono più qui. Un terribile malinteso con una gang locale costringe il 17enne Ulysses, capo di un gruppo fissato con la musica cumbia, a fuggire all'estero per salvarsi la vita. Fissato con la musica cumbia. Che ma cosa? Come noi! Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Allora, intanto 17:47 Radio DJ, scopriamo che c'è gente che va a ballare la cumbia tutti i martedì. Sì. Cioè la zumba, lo zumba si appoggia tantissimo sulla musica, no, al però, ritmo della cumbia. Nel mondo latino esiste, cioè chi frequenta i balli latini o le danze folk, la cumbia la conosce da tempo. Certo. Era un circuito. Con tutto che noi vogliamo parlare di una cumbia speciale che poi approfondiremo nei prossimi minuti di trasmissione. Sì. Però intanto andiamo per gradi, pian piano. Anche perché ci si è aperto un mondo, stiamo buttando lì l'occhio. Abbiamo detto un film su Netflix che si chiama Io non sono più qui. Non sono più qui, sì. Non sono più qui. C'è anche che parla di oggi, della Colombia, cumbia però oggi. Barrios di poi oggi. Poi c'è un Cumbia Ninja che è una serie televisiva colombiana in onda dal 2013 su Fox Latino America. Ok, ce lo dico, io no. mi abbono adesso a Fox Latin America. No, dice che in Italia la serie veniva trasmessa in prima visione assoluta su Fox dal 2014. Comunque trovo sono 45 episodi, 3 stagioni. Cumbia Ninja, Diego. Trova il tempo, Diego, perché lo trovi. Mi hai iniziato all'uncinetto l'altro giorno, adesso faccio una coperta matrimoniale. Era ieri. Sì. Ieri abbiamo avuto un momento con la cumbia a palla in ufficio. Sì. A Diego ho rimesso in mano l'uncinetto e la Vali Ferri. Vero, vero. Perché vedi che poi le cose nuove ci stimolano a fare. Adesso avremmo, non so se abbiamo il tempo per spenderci. No, dimmi, facciamo un punto. Una monografica su Elgante. Chi è, dove è nato, come è cresciuto, come è diventato famoso. Sì. Di cosa, dove è nata questo sottogenere della cumbia che ha creato lui insieme al suo produttore? Ok. Che è in Argentina lui, perché lui è argentino, giusto? Sì. Elgante? Sì. Il produttore invece è argentino ma vive in Spagna. Vabbè, ma ce ne parliamo dopo. E poi ultimi gossip legati a Elgante. A prescindere da Vandanara, perché in Argentina in questo momento si sta parlando solo di lui. Cioè lui è il ragazzo del momento in Argentina. Lei è andata là e l'ha preso come testimonial. Certo. No, giusto? Sì, sì. Che non c'è qualcuno argentino all'ascolto che ci vuole raccontare delle cose più da insider? Magari. Perché la Vale ha grattato, però parte... Scusa, non puoi chiamare io Belen. Abbiamo utilizzato il Google Translate per tradurre tutti gli ultimi articoli di cronaca amorose, cioè, non è che viene proprio tutto fuori chiarissimo, no, capito? Uno interpreta. Ci sono degli argentini che insomma ci vogliono raccontare un po' da insider questa figura. La Vale ha preso un brutto crash, una brutta crash per questa cosa. Ci scrivono: vista Cumbia Ninja splendida. Vedi, Diego, porca miseria. Sì, allora a vederla mi fa tanto quei telefilm dove ballano step up a vederla così, mentre il film mi sembra molto, molto figo. Sì, a Ciocca piace. Il film quale? Il film invece io non sono più qui piace molto a me, a te Pina, moltissimo. Io ho già visto dei look. No, a me no. Sì, ma non lo capisci. Beh, no. A te piace, ma non lo capisci. No, sì. E quell'altro che è un po' più finta ti piace, perché tu sei un po' falsa. Piace a tuo marito, però, forse. Molto. Va bene. Dai, ragazzi, allora, adesso con calma arriviamo dove vogliamo arrivare. E poi sentiamo il pezzo per intero, però. Ultimo romantico. Dai, lo sentiamo. Sì. Dai, I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Come o Stromae. Questo è un esempio di cumbia. È un esempio di cumbia che lui ha voluto
omaggiare in questo pezzo. Questo è il tema di stasera, la cumbia. In realtà per svariati motivi, un po' perché c'è proprio ci è piaciuto. Scusa, sì, una domanda. Non è che nell'invertire stromai, che è l'inversione, che è uno slang che si usa, il sì, verlan, in tutte le lingue, anche in spagnolo c'è. Non è che il suono anche è invertito? Quale? Il suono del battere, diciamo, della canzone che fa lo strano. No, c'è un levare. Cioè, come se. Allora, il produttore della canzone di Elgante che sta impazzire. Scusa, no, dobbiamo ripartire da qui. Infatti, scusate, perché. Adesso stoppiamoci un attimo, facciamo chiarezza. Numero uno, vogliamo fare una festa di cumbia. Adesso la organizziamo. Abbiamo scoperto che un sacco di ascoltatori e ascoltatrici Pinocchio sono pazzi della cumbia. Quindi perfetto. Perché abbiamo. Perché ci siamo imbattuti sulla cumbia? Perché tramite i gossip della Vale, parlando di questo presunto allontanamento della coppia Wandanara e Icardi, sì, di mezzo viene fuori il nome di questo ragazzetto, 22 anni. 22 anni. Argentino come lei. Sì. Idolo del momento in Argentina, o comunque personaggio molto noto in Argentina. Lui propone un tipo di cumbia che è la cumbia viscera. Sì, cumbia viscera 420, perché la viscera esiste già ed è la cumbia che si suona, si canta, si balla nelle periferie, nei sobborghi. Da dove lui è arrivato? In Argentina. In Argentina. Okay. Noi c'è la Colombia, ma poi sì, in Argentina c'è una sua derivazione. Ma noi sentiamo questa, che è quella che sta andando adesso. La sentiamo e diciamo, ma che suono strano. Quale stiamo sentendo? Questa qui. Lui è Elgante e adesso parliamo di lui. Figlia. La ma figlia dovrebbe essere quel gioco con la famiglia. Vede che sta sola, solo conmigo quiere. Non importa la ora, perché me prefiere. Ti sale, Vale. Sì. Pezzo è forte, dai. Non potete dire niente. Allora, no Diego, non è quello che vuoi dire tu. Comunque ci vuoi parlare di allora, Elgante? Sì. Elgante nasce il 5 aprile del 2000. Cosa? Sì. No, è nato ieri. Siamo delle belarde. Certo. A General Rodriguez, che è una cittadina industriale poco lontana da Buenos Aires. È cresciuto insieme ai suoi fratelli e alle sue sorelle con la sola madre, che si è spesa in tutto e per tutto per crescere i figli, ha lavorato ininterrottamente. Lui è andato a scuola, per poco, a 15 anni ha ricevuto dal governo, così come funziona da quelle parti lì, un PC portatile che viene dato alle famiglie meno abbienti. Con quel PC comincia a fare la musica, compra un microfono da $10, racconta, e comincia a fare musica e a distribuirla attraverso i suoi canali social. Che è la storia di quella generazione, di tante di quella generazione che attraverso la tecnologia sono riusciti a fare qualcosa, no? In quartiere lo conoscono tutti e lo amano tutti. È molto amato. Molto amato. Si fa chiamare Elgante perché sua madre gli recrimina sempre di essere molto molto sciatto. Per cui okay, risposta. Allora, lui a vederlo pesa 2 kg bagnato. Sì. Di cui 5 kg sono tatuaggi. Sì. Ok? E denti finti d'argento. Sì, messi, non messi. Comunque, è un ragazzino sgangherato, molto, con un'aria molto tenera in realtà. Sì. Da vedere, no? Cioè, proprio un ragazzino come tanti, secco secco, con delle gran tute, ecco, però rispetto a tutto l'immaginario del bling bling, delle mega marche, delle cose, in una sua versione iniziale che siamo andati a vederci, era proprio veramente street. Sì. Ora, nell'ultimo video in cui compare anche Wandanara, lui indossa dei milioni di chilate di collane e altri, sì, però la sua origine, probabilmente anche la sua forza, deriva proprio da quel suo essere uno come tanti che ci ha creduto. A un certo punto va a lavorare in fabbrica, arriva il Covid, resta a casa, dice raga io sapete che c'è, mi licenzio e comincio a realizzare delle mascherine che vendo in quartiere, mascherine col mio nickname. Le vende tanto, aumenta la produzione, riesce a raggiungere un gruzzolo che gli permette di realizzare un video ben fatto. E sì, allora, sì, ragazzi, rispetto ai video casalinghi, sì, no, certo. No, anche perché quando diciamo casalinghi parliamo di posti molto semplici. Certo. No. Il video che ha un allure un po' più ricco gira ancora di più e arriva tra le mani di
Kevin Rivas, in arte Diti Bilardo, che è un produttore argentino che vive in Spagna. Lo sente, il produttore argentino ha in testa una nuova versione della cumbia, la cumbia 420, gli manca solo una voce che possa interpretare quell'idea che lui ha in testa. Eccola. Lo contatta in direct su Instagram, cominciano a parlarsi, così si conoscono e da lì inizia la grande ed entusiasmantica avventura della cumbia 420. Entusiasmantica. Lui chiede a Wanda Nara di partecipare al video del suo ultimo brano, probabilmente prodotto da questo produttore a questo punto. Assolutamente. E che si sente che rispetto ai suoi vecchi pezzi, Vino e Pomelo ce l'hai per caso portata di mano da qualche parte? Lui glielo chiede in cambio perché lei gli chiede a lui di fare il testimonial di una sua linea. Sì, esatto. Nel frattempo lui si è un po' arricchito e ha dei brand. Beh, lui è comunque di quello sottobosco, ma mica neanche tanto sottobosco. Però questo Vino e Pomelo è un po' la sua vecchia storia. Così sentite poi la differenza con la nuova produzione. Con vino y pomelo, melo, pa' la guaya, ya, ya, damos fuego, fuego, ya se agacha, ya, ya, manoseo, seo, pásale, ya, 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 la go. Ok, ok. Allora, adesso ci sentiamo l'ultimo romantico, che è il pezzo dove c'è anche lei featuring, c'è lei nel video. E comunque lui mantiene anche nel video tutta una serie di cliché legati alla sua vecchia vita, per cui per esempio sono a questa tavola imbandita dove però bevono nelle bottiglie tagliate a metà. Sì. Plastica, bottiglie di plastica tagliate a metà usate come bicchieri. Sì. Tutta una serie di riferimenti a una vita di strada ancora molto presente nella sua vita. Sì. Cioè, sembra un'ultima cena, diciamo, imbandita con con poca roba. Alcolici, tante collane. Però brutti. Comunque, dopo parliamo della 420. Brava. Perché è proprio un caso unico. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 18:16, Radio DJ, questo era elegante o elegante. Ci sono ancora dei dubbi su come si chiami. Perché comunque è una roba che stiamo scoprendo insieme a voi e un po' cercando di documentarci. Comunque abbiamo trovato l'argentino che tra poco ci darà anche delle informazioni date da. Abbiamo provato anche a chiamare Daniele, che ci ha scritto che ha 17 anni, sta facendo l'anno all'estero in Argentina. E ci butta giù il telefono, magari ha paura di pagare lui metà della come fate della chiamata ascoltando questo programma. Poi non ci rispondete. Va bene. Cumbia 420, che è il nuovo genere di cui Elgante è il primo interprete, nasce da un'idea del produttore della canzone, che si chiama Diti Bilardo, che definisce così cumbia 420: una cumbia reggaeton e marijuana, o meglio è un reggaeton che ha la cadenza della cumbia nella struttura ritmica, ma che è cantata all'approccio come se fossi strafatto di marijuana, come se fossi, per cui in una maniera molto rilassata. Siamo quasi in ritardo, che è il gioco che facevamo l'altro giorno di capire se era in anticipo. Un po' strascicata forse il cantato. Esattamente. 420 perché? Perché dal punto di vista mondiale 420 è indicato come il numero che celebra il consumo di marijuana, perché da una parte per un'antica leggenda che vuole che nel 1971, antica leggenda, io non c'ero neanch'io, nello stato della California, nello specifico nella città di San Rafael, un piccolo gruppo di studenti sballati si incontrava per fumare ogni giorno alle 4:20 del pomeriggio accanto alla statua di Pasteur. Che si erano sballati, come facevano ad arrivare in orario, dai. Questo è vero. Comunque ci becchiamo alle 4:20, è diventato un modo di dire, il modo di dire ha attraversato i confini. Certo. Questa è la statua di Pasteur in California, San Rafael. È stato ripreso dalla rivista che da sempre ufficialmente e mondialmente si occupa del consumo di marijuana, High Times, e il 4:20 è diventato la data nella quale si celebra a livello mondiale il consumo di marijuana, 420,
che marzo, ne, 20 marzo 20 aprile ah, 20 scusami, aprile, aprile nella l'inversione sì, sì, sì. Di indicazione certo, di mese e data sì. Ecco, al punto che anche i legislatori americani quando si devono riferire a leggi legate alla legalizzazione individuano 420 come il numero di riferimento e quindi questo significa cumbia okay. 420 okay. Mm. Allora io direi tra poco sentiamo in tanti ci ripetono la serie Netflix che si chiama Non sono più qui e questa l'abbiamo appresa, grazie mille. Poi giustamente questo è un orario in cui le persone magari si mettono all'ascolto in orari differenti. Come sempre però ragazzi ci trovate a parlare di robe che non hanno un verso né per un, da un lato né dall'altro sì. È semplicemente entusiasmo e no, mettiamo un pezzo e poi sentiamo il nostro ascoltatore argentino, ci possiamo dire un po' da lui, di sì. Il Gante che il Gante tira. È anche papà, non l'abbiamo ancora detto, della piccola Giamaica sì. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast on demand, dove vuoi, quando vuoi. 18:32 Radio DJ, siamo partiti da un gossip, siamo arrivati a una canzone, ci ha incuriosito, siamo voluti andare oltre, abbiamo voluto scoprire un genere musicale sì. Che si chiama cumbia, che fa parte dei grandi capitoli della musica latinoamericana sì. Che hanno un ascendente poi sull'Italia, lo scopriamo anche facendo trattando l'argomento enorme sì. No? Per cui era anche un po' un modo per saltare da una cosa all'altra cercando di da un gossip che poi non, alla fine non ci interessa neanche sapere se è vero o non è vero, però di scoprire delle cose e provare a fare insieme l'esercizio di andarsi a cercare delle informazioni. Arriva un messaggio che spiega tutto. Ok. Comunque raga, grazie perché il vostro focus su El Gante è nato totalmente da a caso dal gossip delle giornate precedenti, mi ricorda tanto quando sono al lavoro e inizio a cercare cose a caso su Wikipedia esatto. E mi faccio una gran cultura. Ma del niente. È bello del niente, però in realtà neanche sì. Tanto niente, no, perché infatti. Parlando di cumbia abbiamo parlato di schiavi, di modo di ballare, tra sì. L'altro qualcuno aggiunge è un ballo che si fa tanto con le braccia perché i piedi erano incatenati, quindi sì. Si sì. Scoprono tante piccole cose, ognuno mette un po' il suo. Con dei costumi pazzeschi, io l'ho vista fare a Pechino Express perché ero in Colombia tra gli esatto. Altri paesi. Bellissima. Poi ci siamo spostati appunto all'Argentina, abbiamo parlato della cumbia 420 Viscera sì. Sì. Che altro e abbiamo al telefono Valentin da Catania. Valentin, ciao. 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 Valentin argentino, giusto? Tutto bene. Niente, io sempre vi ascolto martedì Oh, grazie Valentino. È veramente un piacere parlare con voi. Anche grazie. Per noi, anche per noi. No, ci incuriosiva molto, come tutti i fenomeni, no? In realtà veniamo a conoscenza di una canzone per caso, così è stata sì. la questione, no? E, come noi, sì. Cioè questa canzone noi di El Gante l'abbiamo scoperta per caso tramite il gossip di Wandanara. E ci è piaciuto andare un po' a cercare perché aveva oggettivamente un suono nuovo. Poi sul contenuto, come spesso accade attraverso la musica di queste nuove generazioni che esprimono comunque oggettivamente un disagio sociale forte sì, quasi vuoto. Ecco, sì, che è un vuoto che però per quanto mi riguarda racconta sempre qualche cosa che forse totalmente, viene un po' ecco, totalmente. Ok, quindi forse siamo d'accordo. E lungi da noi voler pensare di attraverso il Gante rappresentare gli argentini nel modo più assoluto. Abbiamo credo detto con grande specificità che si parla di un ragazzino di un quartiere, questa era la sua storia e questa è la sua canzone, no? Quindi esatto. Abbiamo però attraverso questa opportunità sentito anche e sentiremo perché tanti appassionati ci hanno segnalato canzoni che tra poco magari riusciamo anche sì. A sentire famose di cumbia argentina sì. Tradizionale. Scusami, Valentin, posso chiederti intanto come si dice sì, bene El Gante o elegante? L perché giustamente L. Parla sulla lettera L. Ah, elegante. Quindi è elegante. Ok. Fantastico. Pensa che niente, io sicuramente magari non sono l'ascoltatore che voi aspettate, no? Che andrà d'accordo. Sono un po' in contra, però sì, per questo ti abbiamo chiamato. Mi avete fatto capire anche che lo importante non era questo.
quindi mi avete insegnato una cosa nuova, diciamo, no? Ma no, guarda, perché... io però capisco, perché soprattutto magari per un argentino che vive in Italia e che poche volte si sente rappresentato nella propria cultura, nel proprio paese, attraverso magari appunto, può essere la cucina, può essere l'arte, può essere la musica, e magari uno dice si parla dell'Argentina solo attraverso Elegante. No, non è questo, no, hai capito? No, cioè, no, no. E nessuno pensa siamo che siamo molto più grande che lui. No, no, è un fischello di vent'anni. Ti posso dire, quello che lui dice nel testo fa parte proprio di una generazione di tutto il mondo, sì, e di un genere. Esatto, la esatto. Cosa invece è anche, che è anche, penso che una cosa post quarantena anche. Sì, è un disagio vedere, anche di povertà e di difficoltà. Sì. Però invece, nonostante questa cosa del Gante che non è bella, che fa parte però di una generazione mondiale, attraverso questa canzone abbiamo scoperto un genere che ritmo. È partito dalla Colombia, ma che rappresenta anche tanto l'Argentina, per cui ci piace di più quello. Sì, cioè, ci piaceva questa cosa. Sì, sì, è il risultato di anni di diverse, penso, culture, diverse, certo, musiche, diversi ritmi, dove è arrivato il 2022, il 2020 o 22. Con tutta la sua pesantezza, è chiaro. Però dico che, niente, questo lo sappiamo. Anche abbiamo altri, giustamente, no? che sono stati prima di lui, però il messaggio non era giusto quello, però sempre c'era un messaggio chiaro. Sì, sì, certo. No? Da dove proviene? Guarda, non è una questione, come diceva Diego, dell'Argentina, è una questione di epoca. Adesso i ragazzi che hanno un'età parlano di delle cose, sì, quelli che ne hanno un'altra. Però forse Valentin diceva che appunto il filo conduttore è che in questo racconto della cumbia si parte sempre da un da doveri e dovevo arrivare. Esatto, sì, si può prendere così. E tu sei arrivato a Catania, Valentin? Sì. Ma sei sposato, vivi lì? Sì, ho conosciuto la mia fidanzata qua quando ero in vacanza. Vedi? Sono cuoco, chef, come lo volete chiamare. Ah, come vuoi, cuoco, io preferisco. Sì, un mestiere, diciamo, no? Un amore per questo. E ho avuto una figlia, nata a Catania proprio, quindi Ernestina. Ma che stile, Valentin, stupendo. Ernestina, bellissimo. Senti, vi diamo un bacio a te, a tua moglie Ernestina, è stato un piacere conoscerti. No, anche per me, veramente. Grazie mille. Bellissimo, un bacio grande. Ciao, un buon lavoro, ciao bello, ciao. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 18:43 Radio DJ, una puntata molto latinoamericana. Abbiamo parlato di cumbia, siamo partiti da un gossip, siamo finiti su un personaggio, poi ne abbiamo scoperto un genere e poi un genere figlio di quel genere. Insomma, abbiamo chiacchierato e abbiamo fatto una sorta di approfondimento di gruppo, buttando là un po' un entusiasmo per una roba nuova, un po' le conoscenze di gente che quella roba magari la ballava già da un po', un po' chi c'è nato in quel paese. Insomma, abbiamo messo insieme un po' di cose, tra queste anche questi messaggi che ci teniamo a farvi sentire. Ehi, ora se sabe come se baila la cumba e a suonare lo tambore si non se sita me pita eia. Brava. E maestra di zumba, che brava, vedi, perché tanto ballata nella zumba. Salve Pinocchi, il gruppo più famoso argentino di cumbia si chiama Ráfaga. Eccoli. Ecco, abbiamo cercati Los Ráfagas. Anni 2000 mi sembra. Sì. Hey. Bello. Vedi che a partire dalle robe poi siete in trippi, trovi cose stupende. Noche de luna, con el ritmo de esta cumbia, con el calor de tu cuerpo, yo siento tu beso toda la dulzura. Bella. Ragazzi, Fra, mettila nella playlist della serata di Pinocchio cumbia. Questa segnatela, Vado avanti, Sì. Oh, Pinocchi, per la cumbia colombiana dovresti cercare Carlos Vives, che è proprio il re della cumbia. Eccolo. Lei ci dice altro, però la voglio sentire poi. Sentiamo il re. Ehi là.
qua è solo culo 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 culo, eh. Lei aggiunge però delle cose nel vocale. Ha portato la cumbia a una chiave moderna, è un buonazzo e un po' age ormai perché insomma è uscito tipo 20 anni fa, però cercate le canzoni di Carlos Vives che è fantastico. Grazie, grazie. Grazie. Che bello, che bello. Allora, aspetta, volevano shazammare il pezzo prima, non ce la fai a recuperarlo. Di come si chiamava quello del primo messaggio? Rafagas. Rafagas, bravo. Grazie. La luna e tu. La luna e tu. Rafagas, la luna e tu. La gente che ci ha già scrivi su Shazam. Oddio, che, oh, bello. Che bello. Allora, cos'altro? No, io vi leggo ancora un paio. Eccolo. Shazam, vai. Ehi. C'era qualcuno che invece aggiungeva dei dettagli da insider, sì, cioè eh? Da persona argentina, che dice: per noi la liaison presunta o reale tra Wanda Nara e Elegante è tutta fuffa. No, è incredibile perché appartengono a due mondi troppo distanti, troppo distanti, e che quindi è questo che ha creato molto scompiglio, ecco. Sì. Ha creato tutto quel chiacchiericcio che poi, appunto, che sia cavalcato o meno, ne interessa poco. Ci siamo divertiti a fare questo giro, ecco. Era un crash di... Va bene. Canzone, sai, ho un sudore. Allora, addosso, l'idea che abbiamo, ci siamo portati a casa è: intanto dobbiamo ascoltarci questo genere, ma che sì, alla festa di Pinocchio faremo la cumbia, cioè sì, ballo in cerchio che ogni tanto coppie, sì, coppie a caso, e poi no, via. Certo. Vedo, io sai che ho proprio voglia di fare una festa da ballo. Facciamola, ragazzi. Cioè, una dai, festa da ballo, poche sì, pugnette, scarpe basse, sì, sì, vestiti proprio male. Leggeri, comodi, comodi. Il tema è sudare. Lo facciamo in un campo da bici volley con la sabbia. Ragazzi, minuti. Ma gli uccellini li sento solo io? No, ci sono. Ah, cioè li senti anche tu? Ce li hai tu? Però, sì, okay, per una volta. Potevamo dirgli, eh no, ma io li sento sempre. No, ed è dall'inizio della puntata che sento ogni sono tanto. Sono nella base. Ah, vabbè. Ok. E tu dall'inizio della puntata lo dici adesso. Vabbè, possiamo sentire anche Mischeta che ha fatto una versione cumbia di una canzone? Veramente? Vero. L'ho lasciata onore per una settimana. Slow cooking is the best cooking. Ora colpisce questa pussy tipo pignata. Alexa play boogie with the hoodie. La gira su entrambi i lati. Se cotolata alla milanese. Da un'analisi. Con Down Beat poi, tra l'altro. Quindi molto quella roba là, eh. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. E a chi va Valentina? A Giusy, che ci suggerisce il suo rimedio antispreco. Lei praticamente quando va al supermercato a comprare i prodotti che le servono si segna su un foglio tutte le scadenze di ciò che acquista, in modo che ha la situazione chiara sotto gli occhi. Quando i prodotti stanno per scadere, o li consuma o li cucina e li mette in frigge e via, o basta, le opzioni erano due. Brava, bravissima. Per te il libro 100 Food Facts, piccola guida per grandi cambiamenti, tanti consigli e azioni quotidiane da mettere in pratica per la nostra salute e quelle della terra. Voi, se volete essere premiati, andate sul sito dj.it, c'è un form da compilare, diteci le vostre soluzioni antispreco e magari vi premiamo in puntata. Molto bene, ragazzi, eccolo. Siamo già stufi? Sì, beh, dopo un po'. Elegante un attimo adesso. Elegante. L'abbiamo tuzzuliato lui, giustamente. Domani. Allora, io dopo questa puntata sono sfinita. Domani facciamo gli ascoltatori. Domani urgenze, secondo okay, me. No. Okay. Cioè domani sì, è un giovedì o un classico. Sì, sì, perché l'alternativa no, sono notizie. Adesso fuori onda ti dico dove ti infili quelle notizie lì che hai dai primi di settembre. Davanti a noi. No, non le butto. No, le brucia. Sono sempre verdi però, Pina.
No. Ho capito, però, ragazzi, ma porta male. No, cioè, no, porta bene. Ma quale male? Ma quale male? Vai. Domani urgenze, purtroppo domani non abbiamo tempo per te, Diego, poi venerdì ce glielo diciamo noi. Ripetere l'indirizzo al quale prenotarvi per glielo diciamo noi, è semplicissimo. Glielo diciamo noi, chiocciola DJ, scritto per esteso, dejai.it. È facilissimo. Dai. Basta. Sì. Scoppia la testa con tutta sta cumbia. Poi questa voglia di fare la festa, cioè mi. Sai che ti parte il cervello, come dire, dovremmo fare così, dovremmo fare cos'ha. No. C'è chi l'ha visto? Così. Stasera? Sì. Non lo so, sì. Certo. Tu lo guardi, sì, certo. Vale? No. Mi mette. Lasciarelli l'adoro, per lei, carità. Stupenda. Però non ce la faccio. Ciao Federica. Va bene. A domani. A domani. Ciao. Alla mia figlia. Pinocchio torna domani alle 17:00, solo su Radio DJ. Pinocchio.